Arrivano due nuove fermate ferroviarie sulla linea Civitanova-Albacina, sono la Macerata Università al Polo Bertelli e quella in corrispondenza del campus di Camerino. Le novità in virtù di due protocolli d'intesa firmati tra Regione Marche, Rete Ferroviaria Italiana, i due comuni interessati e l'Università di Macerata, per un investimento da 3 milioni di euro di cui 2,7 finanziato dalla Regione con il piano di investimenti 2019-2021 e 300 mila euro da RFI macerata, in particolare università e Torentino dove nel futuro sarà sede anche del campus. E sono due fermate nuove realizzate con standard europei, e quindi possibilità ovviamente di realizzare l'interscambio con altre modalità di trasporto, ovviamente interventi completi di informazione al pubblico, arredi di stazione, quelli che sono gli attuali moderni standard. Eh, previsti dalla rete ferroviaria italiana. Questi due interventi costituiscono un primo step eh, di investimento che prevede in una seconda fase l'elettrificazione della linea Civitanova al Albacina eh, di cui attualmente è in corso eh, la progettazione dell'esecuzione e l'esecuzione della prima fase di interventi finanziati nell'ambito del contratto di programma. Eh, sì, sicuramente un investimento a questo regime che produrrà eh, il saldo di qualità dei servizi, poiché sarà possibile far circolare dei mezzi elettrici in luogo degli attuali diesel. In più avremo delle velocizzazioni su alcuni itinerari, su alcune stazioni dove saranno abbattute completamente le barriere architettoniche.